Rieccoci nuovamente insieme. È allarme radon da tempo a Monselice. Siamo nel Padovano, interessato allo stabile della scuola primaria Giorgio Cini. Nessuno può intervenire, così i piccoli alunni con i genitori sono scesi in piazza davanti al municipio e c'eravamo anche noi. Alunni della scuola primaria Giorgio Cini di Monselice, accompagnati dai loro genitori, in tutto un centinaio di persone, hanno circondato la sede del municipio per chiedere che venga rispettato il principio di precauzione in ambito sanitario. La protesta è nata dopo le rilevazioni di radon fatte nella scuola che nei giorni scorsi hanno superato la soglia di attenzione. Il radon, gas naturale, inodore, potenzialmente tossico se raggiunge concentrazioni molto alte, è presente nel sito della scuola ormai da anni. L'ARPAV aveva predisposto in passato un piano di bonifica che non è mai stato portato a termine. Nei giorni scorsi la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Zanellato, di cui la Cini fa parte, aveva protestato con la prefettura chiedendo il trasferimento immediato di bambini e personale. Stavolta è toccato ai genitori della Cini, preoccupati per la salute dei propri figli. Hanno protestato davanti al comune per chiedere al sindaco Lunghi, come tutore della salute, di prendere provvedimenti urgenti. Restiamo a parlare di scuole, ma cambiamo decisamente argomento. Abbiamo sentito il parere della gente sulla proposta di legge nazionale votata ieri dalla Regione su videosorveglianza in asili e case di riposo. Sentiamo allora. Non ha diviso il Consiglio regionale, dove caso più unico che raro la proposta di legge statale sulla videosorveglianza in asili e case di riposo è stata approvata quasi all'unanimità. 38 voti favorevoli e solo 2 astenuti. Dal Veneto arriva quindi la richiesta a Roma di monitorare con telecamere a circuito chiuso asili nido, scuole di infanzia e strutture di assistenza per anziani e disabili per far fronte alle crescenti denunce di maltrattamenti all'interno di questi luoghi. Chiediamo al Parlamento di chiudere questa importante partita, spiega il relatore della proposta di legge, il leghista Alberto Semenzato, per fermare una volta per tutte gli abusi nei confronti di quanti non possono difendersi. Una necessità avvertita anche dai cittadini che, sia pur con qualche inevitabile distinguo, si schierano in massa a favore del provvedimento. È giustissimo fare così, ho anche 2 figli piccoli e parlavamo proprio adesso a pranzo di questa situazione con i ragazzi. Siamo favorevolissimi alle telecamere. Dovrebbe essere proprio una cosa fatta anche in velocità? Certo, visto se i problemi che ci sono stati e le notizie che sono arrivate, potrebbe avere un senso. Se usato correttamente va bene, se dopo viene fatto soltanto per fare numeri da circo, anche no. Per tutelare i bambini credo vada bene. Perché i bambini dovrebbero andare salvaguardati, insomma, in tutte le sue maniere possibili. Sono ancora tenerini, bisogna educarli in maniera discreta, insomma. Credo che quando uno sa di essere osservato in qualche maniera ha la tendenza a comportarsi sicuramente in una maniera adeguata. Sono d'accordo, è una questione di sicurezza dei nostri figli e penso che sia una cosa che faccia piacere a tutte le famiglie, quindi approvo. La ZTL a Padova è al centro di una trattativa che sembra infinita tra comune e commercianti. Adesso emerge una novità interessante. Anziché chiuso al traffico dalle 8 alle 23.30 tutti i giorni, lo sarà qualche ora in meno, dalle 8 alle 20 e solo dal lunedì al venerdì. Per il centro si va verso una maggiore apertura agli automezzi, quindi, ma di pari passo la probabile creazione di una zona rossa off limits a quasi tutti, nelle piazze, in via Roma e al Duomo, con la chiusura al traffico di via Vandelli. Anche il ghetto rientrerebbe in questa zona pedonale. Usiamo il condizionale perché di queste iniziative del comune non c'è ancora ufficialità. Il gruppo di lavoro sulla ZTL è ancora all'opera. Opera e a detta del vice sindaco e assessore alla mobilità Arturo Lorenzoni non si sa quando finirà i suoi lavori. L'ultima riunione tra tecnici del comune e associazioni di categoria pare risalga al 20 dicembre. Non è questo che ci spaventa la ZTL. A me, io l'ho sempre detto, come associazione noi chiediamo da anni di avere nelle zone limitrofe al centro storico dei parcheggi, perché questo evita tutti i problemi. Quindi ci vuole poco per mettere a posto questa città, basta solo individuare a ogni ingresso della città un parcheggio sicuro, ampio. I padovani sempre più innamorati della bicicletta, adesso arriva la Bicipolitana, sentiamo.
2019 Padova offre 168 km di itinerari ciclabili. Si stima che il 20% degli spostamenti quotidiani urbani avvenga in bicicletta. 2030, obiettivo del Comune offrire una rete di 300 km di infrastrutture e facilitazioni per ciclisti e arrivare al 25% di spostamenti quotidiani sulle due ruote. Un obiettivo ambizioso che però parte da solide basi, la già consistente rete di ciclabili promossa negli anni scorsi, è giusto ricordarlo, dalla caparbietà dell'ex assessore alla mobilità, poi prosindaco Ivo Rossi. L'esistente è però migliorabile. La Giunta Giordani ha adottato il Bici Master Plan 2018-2022, che istituisce la Bicipolitana Padovana. Il piano contiene una serie di interventi per il potenziamento, il completamento e la messa in sicurezza degli itinerari ciclistici e lo sviluppo della ciclabilità diffusa. Qualche esempio. Uno di questi interventi, per esempio, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, prevede la riqualificazione di tutta la ciclabile verso la zona industriale. È un progetto impegnativo, ma di grande prestigio, secondo me, perché dà la possibilità di raggiungere dal centro della città la zona industriale tutto in percorsi riservati e in sicurezza. È quindi un modo diverso di muoversi in bicicletta senza interagire con il traffico veicolare. Di questi progetti ne abbiamo diversi in città, con il bando periferia era stato proposta anche la riqualificazione della pista ciclabile verso Salboro, via Bembo, così come si è lavorato molto bene, secondo me, su via San Marco verso Ponte di Brenta. Per quanto riguarda l'informazione di Focus TG, siamo arrivati al termine. Grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona serata e arrivederci.